Il Governo oggi ha assunto un decreto legge che abolisce il finanziamento pubblico dei partiti, quindi da oggi è legge. Così finiva il finanziamento pubblico ai partiti. Era il 2013, ma la strada venne aperta 20 anni prima con il referendum dei radicali di Pannella. 90% di sì e un'affluenza di quasi il 77%. Altri tempi. In realtà quello che venne abolito fu il finanziamento diretto, che ad esempio alle elezioni politiche del 2013 elargì 170 milioni di euro in rimborsi elettorali. Resta ancora oggi invece il finanziamento indiretto, ovvero quello che troviamo nei bilanci di Camera e Senato alla voce trasferimenti ai gruppi parlamentari, totale 52 milioni. E poi c'è il 2 per 1000 dell'IRPEF, ovvero un piccolo contributo volontario di chi paga le tasse. Si è passati da 9 milioni e 6 nel 2015 a oltre 24 milioni nel 2023. Infine ci sono le donazioni private ai partiti, erogazioni liberali fino a 100.000 euro con detrazione del 26%, che però richiedono dichiarazioni e registrazioni varie. Molto più facile passare attraverso una fondazione. 32 milioni è il totale dei contributi ricevuti dai partiti e dai soggetti terzi a loro collegati nel 2022, più 47% rispetto al 2021. Allora, voglio ripartire dalla domanda che si poneva Pirondini, ma che ci